Buongiorno a tutte ragazze, benvenute al video dei promossi e bocciati di febbraio 2014. Questo è il mio primo video dei promossi e bocciati per quanto riguarda quest'anno, perché purtroppo a gennaio e a dicembre l'ho dovuto saltare, quindi mi si sono accumulati un po' di prodotti. Infatti ho 8 prodotti promossi e 4 prodotti bocciati, quindi mettetevi comode perché sarà una cosa lunga. Il video. Allora, cominciamo con i promossi come al solito. Il primo prodotto promosso è un fondotinta di Kiko che si chiama Full Protection. Intanto ci sono gatti che litigano sotto la mia finestra come al solito. Questo. Allora, questo qui è un fondotinta che era uscito quest'estate da Kiko in una collezione limitata che non ricordo se fosse la Active Color o l'altra di cui non ricordo il nome. Però si trovava ancora ultimamente sul sito, lo vendono a 4 euro in offerta, in sconto. Praticamente è un fondotinta e stick, adesso ve lo faccio vedere. Aspettate, ne tiriamo fuori un po'. È un fondotinta e stick che ha un cuore al centro di crema idratante. Ora, voi non fate caso al fatto che il fondotinta, lo stick sia leggermente sporco, però insomma lo sto usando da un bel po'. Questa cosa che vedete al centro non è marrone scura, ecco come si vede, così si vede meglio. È una crema, praticamente è trasparente quando ve la andate a prelevare, cioè vedete, è una cosa trasparente. Praticamente è l'idratante che c'è all'interno del fondotinta, quindi siccome in genere i fondotinta e stick tendono ad essere un po' più secchi rispetto ai fondotinta liquidi, hanno fatto questa genialata, diciamo, di mettere la parte idratante all'interno. È un buon fondotinta, io lo sto usando ormai da dicembre costantemente, uso quasi sempre lui alternandolo a quello di Avon per finirlo, quel maledetto. Allora, un fondotinta che mi piace molto, io lo metto sul viso direttamente dallo stick e poi lo vado a stendere con un pennello che adesso vi faccio vedere. Ha una buona coprenza, comunque fondotinta e stick sono abbastanza coprenti. Il colore è questo, la mia tonalità è la 01 ovviamente. Ha una buona coprenza, eccolo qui. Per esempio lo mettiamo su questa cosa che io ho qua sopra. Vedete come coprenza ci siamo, ora vabbè che non è sfumato bene però. Vedi come coprenza ci siamo. È un buon fondo, però ve lo consiglio soltanto se avete la pelle secca, normale o basta praticamente, perché comunque con la pelle mista e con la pelle grassa la parte idratante almeno non va bene. Infatti io uso la parte idratante sulle parti più secche, quindi lo metto in questo modo sulle parti più secche, per esempio lati del naso e qui sotto. E poi nelle parti dove non ho bisogno di particolare idratazione la vado a prendere dall'angolo, quindi striscio solo sull'angolo in modo che la parte idratante non venga presa. E quindi lo sto usando da dicembre, infatti è un bel po' arrotondato. Mi piace moltissimo, costa 4 euro ed è un buon fondotinta. Se avete, vi ripeto, la pelle secca o la pelle normale va bene, soprattutto perché con la pelle secca non evidenzia le pellicine, quindi ottimo, è uno dei pochissimi fondotinta che non mi evidenzia le pellicine, quindi ottimo prodotto. E questo lo vado a stendere in genere con un pennello. Allora, il pennello è della seta blu, Maria, già ho parlato 4 minuti. Allora, è un pennello della seta blu ed è un pennello lunghissimo. Allora, la marca è questa, seta blu. Ed è un pennello fatto in questo modo, somiglia a quello della H&M per le BB Cream, anche se questa ha le setole più rigide, ora è sporco perché lo uso con quello appunto. Allora, vedete, ha le setole rigide, si sente il rumore, non è duo fibre, è solo di questo viola qui come colore, lì è duo fibre perché è sporco, mi dispiace, non l'ho lavato prima. Allora, praticamente stendo il fondo di Kiko sul viso e poi con questo lo vado a posizionare. Mi piace perché per quel tipo di fondotinta questo pennello è ottimo, perché non mi lascia le strisce, mi va a distribuire bene il prodotto e mi aiuta ad arrivare anche agli angoli del naso oppure qui, agli angoli alti del naso, quindi è un buon pennello. Io l'ho pagato 3,50 euro. O 3 euro o 3 euro e 50 e l'ho presa in un negozio di casalinghi che c'è qui da me. La seta blu in genere la trovate o nei negozi 99 cent tutto 1 euro oppure dai cinesi. Per esempio il kabuki della seta blu della stessa linea, questo qui, che tra l'altro è fantastico, questo, io l'ho preso dai cinesi. E questo è il fratellino pennello da viso, quindi ottimo pennello, se lo trovate io ve lo consiglio, è un ottimo pennello per i prodotti in crema, quindi lui. Io stamattina mi sono fatta il ciuffo liscio, sembra tipo Biancaneve, vabbè. Vabbè, allora, terzo prodotto promosso è un prodotto che mi avete visto usare nell'ultimo, nonché il primo video, mi preparo con voi, della Terra di Bourjois. Allora, io ve l'ho fatta vedere ultimamente tra gli acquisti, però io questa qui ce l'ho da gennaio praticamente, quindi ce l'ho da un paio di mesetti. È una terra che si chiama Délice de Poudre, scusatemi il mio francese, però vabbè, si chiama comunque Bronzing Powder. E dice che ha praticamente dei glitterini che dovrebbero riflettere la luce, qualcosa del genere. Allora, è una terra a forma di tavolette di cioccolato, ha il packaging bellissimo, anche dietro è molto carina.
All'interno ha una pellicola protettiva e poi sotto c'è appunto il prodotto a forma di tavoletta di cioccolato. Aspettate che ve la faccio vedere. Ok, e profuma di cioccolato. Questa qui. Allora, è una terra aranciata, cioè non è una terra specifica per il contouring, è una terra aranciata. Però è un'aranciata che a me non dispiace, allora ve la faccio vedere. Allora, è questa. Adesso vi spiego anche perché mi piace. Allora, il colore è questo. Una volta che poi l'ho andata a sfumare diventa questo. Come vedete si sfuma perfettamente ed è questo il motivo per cui la promuovo. Allora, io la uso sempre per il contouring da quando ce l'ho. Ce l'ho su anche adesso, ho fatto il contouring con quella. Non fate caso al blush, ma è successo un po' di casino col blush. Comunque uso sempre questa per il contouring e mi piace perché, nonostante sembri scura, quando voi andate ad applicare con un pennello per fare il contouring, non vi lascia la strisciata come fanno altre terre. Cioè si sfuma benissimo, veramente, è la terra più sfumabile che possiedo. La metti un pochino, la sfumi 2 minuti col pennello ed è perfetto l'effetto. Che bella sta cosa comunque. Come vedete non è che mi ha dato, cioè non è che si vede la strisciata marrone, però io ho fatto lo stesso il contouring e l'effetto mi piace, quindi io ve la consiglio. Questa qui la trovate su ASOS e se avete la pazienza di aspettare che la rimettono in sconto, perché ciclicamente ASOS fa gli sconti del 20% su determinati marchi, sulla Bourjois lo fa spesso il 20%, quindi attendete gli sconti e se la volete prendetela appunto scontata. Io l'ho pagata 7 euro. È 80 tipo scontata, quindi meno di 8 euro. Non è proprio economica, però è un ottimo prodotto come a livello di qualità, quindi io ve la consiglio. Altro prodotto promosso è un mascara, anche questo non l'avete visto usare nell'ultimo video, sì, ve ne avrei voluto parlare da un po', ed è un mascara di Collistar, che è il mascara design. Si presenta con un packaging così fatto a vita. Aspettate che mi va a appoggiare. Ok, ok. Vabbè, il packaging è così, vedete, a vite, non è parallelo quando si chiude, molto carino comunque. È tutto nero, vabbè, con le due estremità dorate, lo fanno assomigliare ad un mascara Chanel. Comunque, allora, è un mascara che ha lo scovolino in setole, diciamo, naturali, tra virgolette, nel senso che non sono di silicone, le setole morbide, ed è fatto così. Il risultato che dà sulle mie ciglia con due passate è questo qui, lo avete visto anche nell'altro video, però insomma, con due passate, questo è il risultato che dà sulle mie ciglia. Allora, su di me separa molto, infatti se vedete non sembrano tutte incollate le ciglia, sono belle separate. Separa, mi dà lunghezza e me le incurva molto, ma non mi dà tanto volume, quindi separa, allunga e incurva, volume non tanto, però non è un problema perché se voglio più volume vado a mettere il top coat di Kiko, quindi siamo a posto. È un buon mascara, mi piace molto, al contrario di tutti gli altri mascara che ho, questa è una scadenza di 12 mesi, l'ho notata adesso questa cosa, devo essere sincera. Contiene appunto 11 grammi da 12 mesi di scadenza. Stranissimo, di solito i mascara ne hanno 6. Comunque, ottimo prodotto. Io non so quanto costi da solo perché l'ho acquistato con una pochette della P4. Ve l'ho fatta vedere, la pochette della P4 dove c'era questa e la matita nera, l'ho pagata 15 euro. Da solo non lo so quanto costi, però è un ottimo mascara, devo dire, molto buono. E poi favoriamo il Made in Italy con Collistar, almeno acquistiamo qualcosa di italiano, quindi promosso. Poi abbiamo due matitoni di Kiko della collezione di, Dark Heroine, che scambio sempre con la Digital Emotion, va bene, della collezione Dark Heroine. Allora, io ne ho prese due matite occhi. Ho preso la numero 9 e la numero 5, che sono un borgogna melanzana per quel che riguarda la numero 5, forse più melanzana che un borgogna, molto scuro. Ecco, si vede, perfetto, finalmente questo qui. Poi il numero 9, che è questo colore antracite glitterato. Quindi queste due sono le basi. Mi piacciono molto, hanno un'ottima resistenza. Io le ho sempre provate con il primer, quindi senza il primer non vi saprei dire quanto durano. Però con il primer e con sopra un ombretto durano abbastanza. Anche se ne mettete senza un ombretto in polvere sopra, ma solo con il primer sotto, hanno comunque una buona durata, pur essendo in crema. Che comunque non sono morbidissime, nel senso che si asciugano dopo un po'. Infatti se vedete, non è che si sfumino più di tanto una volta asciutte, anzi, vedete, si fissano, quindi sono ottimi prodotti. Dovreste trovarli sconto in questo periodo, perché comunque hanno scontato la Dark Heroine, quindi se li trovate sconto io ve li consiglio, sono dei buonissimi prodotti. Ultimi tre, andiamo un po' più veloce perché sennò viene un video troppo lungo. Allora, terz'ultimo è una matita labbra di Neve Cosmetics, ed è la matita labbra ballerina. Vi ho fatto vedere anche questa in uno degli ultimi video. Allora, io l'ho temperata già 3 volte e devo andarla a ritemperare una nuova volta. Allora, ballerina è un rosa antico, però non troppo scuro. È così. Ok. Ed è la matita che io indosso sulle labbra, su tutte le labbra, appunto. Così.
È una matita che mi piace utilizzare come rossetto, anche come contorno labbra non è male, ma come rossetto mi piace molto perché non secca troppo le labbra da sola, anche se poi io quando metto le matite labbra come rossetto metto sempre un po' di burro cacao sopra picchiettato, però resiste tranquillamente mezza giornata, non sbava, è morbida ma non troppo, quindi non è troppo burrosa che tu dici la vai a mettere sbava, no? Ha la giusta consistenza, insomma mi piace, costa 4,80 euro, la trovate sul sito di Neve Cosmetics oppure nelle bioprofumerie. Mi piace moltissimo il risultato. Ed è una matita che ho usato particolarmente tanto in questo mese, infatti l'ho ritemperata 3-4 volte, quindi ok, promossa a pieni voti. Ma devo dirvi che tutte le matite di Neve Cosmetics comunque sono ottime per quel che riguarda le matite labbra. Io ne ho 3, quindi, e mi trovo benissimo con tutte e 3, quindi super consigliata. Ultimi due promossi sono, allora, una crema viso che io ho in campioncino. Ora voi direte, come fai a promuovere un campioncino? Ve la promuovo perché erano 6 ml e io lo sto usando da 2 settimane e ce n'è ancora un bel po', quindi un'altra settimana riesco a farcela. È una crema viso dell'Equilibra, della linea Nutriente al Karité, questa qui, e questo l'ho trovato nella My Beauty Box del mese scorso che ho comprato io. Allora, più che una crema è un burro praticamente, perché ora vi faccio vedere la consistenza, cioè la vedete come consistenza? Cioè è un burro, quando voi andate a stendere, vedete, è molto corposa. Ecco, vedete, è molto corposa. Cioè non è una crema che tu stendi, fai un massaggio di 2 secondi e si assorbe. Dovete massaggiarlo un bel po'. Però io la sto usando come crema da notte. Mi lascia la pelle morbida. Ovviamente la consiglio a chi ha una pelle secca o normale, a chi ha la pelle grassa assolutamente no, perché è molto pesante come crema. Mi lascia comunque la pelle morbidissima, idratata. Io ho la pelle secca per ora, quindi la pelle secca significa che qualsiasi crema vado a mettere, sento continuamente la pelle tirare, quindi non è raro che io vada ad applicare più di una crema la notte, soprattutto il giorno non tanto, ma di notte a volte vado ad applicare anche 2 creme diverse perché con una non sento la pelle idratata. Con questa mi basta solo questa qui perché appunto è molto cremosa, molto ricca, nutre la pelle dall'interno secondo me. Poi se non sbaglio l'Equilibra dovrebbe avere degli inci verdi, infatti è acqua e burro di karité come ingredienti. Alcol, alluminio, vi faccio vedere. No, non ha ingredienti naturali, scherzavo, anche il dimeticone. Comunque è una buona crema, è a base di burro di karité, quindi è molto nutriente. Questo è l'inci. Eccoci qua. Mi piace, questa la trovate in vendita da Auchan, ne sono sicura. Infatti quando andrò a Cagliari prossimamente la andrò a comprare perché è un'ottima crema, veramente. Quindi, ok, ve la consiglio per le pelli secche e normali, promossa. Ultimo promosso è un prodotto che riguarda i capelli ed è uno shampoo. Allora, lo shampoo in questione è della linea Ultra Dolce di Garnier ed è quello della linea alla mandorla, alla madreperla e fiori di ciliegio, sì, mandorla. Ed è indicato per capelli spenti e senza luce. Allora, è uno shampoo che è siliconico, però lo sapete, io con i capelli non vado su, cioè io non sono fissata con le cobiie, cioè i miei capelli anzi hanno bisogno dei siliconi altrimenti diventano uno schifo. L'inci è questo qui. Ok, l'inci è questo qui. Allora, è uno shampoo che praticamente si presenta molto denso, infatti se vedete ne manca poco, io sono giunta qui. Lo sto usando da gennaio e sono giunta qui. Cioè, veramente ne manca poco, e calcolate che io faccio lo shampoo ogni 2-3 giorni, quindi non è che mi lavo pochi capelli, solo che ne basta veramente pochissimo di prodotto perché è molto denso, ripeto. Vedete, è bianco, è rosa madreperlato ed è molto denso come shampoo. Ne basta poco e fa molta schiuma, però la schiuma che fa è una schiuma morbida, quindi non è di quelle schiume che fanno in genere gli shampoo che vi vanno a seccare i capelli, no. Questo ragazzo vi lascia i capelli morbidissimi, dice per capelli spenti e senza luce, ragazzi, voi fate lo shampoo e i capelli sono più luminosi. Cioè ve lo giuro, gli shampoo della Garnier sono gli unici che io abbia mai provato che vi dicono una cosa e quella cosa la fanno sui capelli. Tipo questo dice per capelli spenti e senza luce, benissimo, ti fai lo shampoo con questo e i capelli sono più luminosi, tra l'altro sono anche più morbidi. Usi quello all'aceto di mora, ti dice che è per capelli scuri e tira viva i riflessi, infatti mi tira fuori i riflessi rossi dei miei capelli. Quello shampoo all'enne, comunque è ottimo, l'ho pagato 1,90 euro circa, costano pochissimo e insomma io ve lo consiglio, sono 250 ml per 12 mesi di scadenza. Io con gli shampoo dell'Ultra Dolce mi sono trovata sempre benissimo. Tra l'altro questo shampoo ha salvato i miei capelli da un altro shampoo che adesso vi faccio vedere nei bocciati, che me li ha resi schifosissimi. Allora, praticamente io vi ho sempre promosso il balsamo di Bottega Verde della linea Al Karité e quello è ottimo per i capelli. Quindi ho detto proviamo anche lo shampoo così faccio la combo. Lo shampoo è questo signorino qui, sempre della linea Al Karité, e dice che è per capelli, che è ultra ricca e che è per capelli ribelli, shampoo disciplinante per capelli ribelli Al Karité.
questo qui, sempre 250 ml per 12 mesi di scadenza. Questo l'ho pagato, se non sbaglio, 3,99 euro, questo l'ho pagato di meno. Allora, l'ho usato 4 volte questo shampoo, si vede, l'ho usato 4 volte. La prima volta che l'ho usato i miei capelli erano secchi, ho detto ma, non mi sembravano neanche tanto puliti, però erano più secchi sulle lunghezze, me li sentivo più secchi, ho detto ma, ho detto non può essere lo shampoo, magari è qualche altra cosa che ho usato, visto che stavo utilizzando una maschera nuova. L'ho usato una seconda volta, ho usato solo lui con il balsamo, lo stesso discorso, finché al quarto shampoo mia madre mi guarda i capelli e fa, dice, siccome mia madre è sempre gentile quando si tratta di farmi complimenti, mi fa, dice, Mari, i tuoi capelli sembrano, lei me l'ha detto in siciliano, lo dico in italiano, fa, sembrano masticati dalle capre. Aveva ragione, sembravano stoppa i miei capelli, cioè secchissimi. Ora ok, io ho i capelli secchi, però cioè, se vedete non è che sono combinati malissimo, questi sono capelli miei, tra l'altro non sono extension. Basta. E quindi non è che sono secchi o rovinati, cioè non è che sono così secchi i miei capelli, sono secchi sì, però insomma sono presentabili. Con questo sembravano proprio paglia secca, quindi ho detto no, è lui, perché dopo 4 shampoo utilizzavo solo lui ed era lui, tant'è che ho cominciato a utilizzare l'ultra dolce sempre col balsamo di Bottega Verde al Karité e la situazione è tornata normale, cioè i miei capelli sono tornati morbidissimi. Quindi questo shampoo per i miei capelli, per il mio tipo di capelli, è troppo aggressivo, per cui tiriamo le somme. Se avete capelli grassi forse andrà bene, ma per me che ho i capelli secchi questo shampoo no. Quindi se avete capelli molto secchi io non ve lo consiglio sinceramente, quindi bocciato, quindi no. Altro bocciato, ahimè, sempre di Bottega Verde, lo sapete io ho un rapporto amore-odio con Bottega Verde, è la maschera contorno occhi anti-borse anti-occhiaie al mirtillo, questa qua. Allora, io sono giunta qui, quindi ho usato praticamente quasi tutto il prodotto, mi manca questa parte qui e basta. Si vede da davanti forse. Comunque fidatevi, mi manca solo questa. Contiene 30 ml ed ha una scadenza di 12 mesi. Allora parliamone. Io la sto utilizzando questa qui da luglio. Ho cominciato a utilizzarla a luglio, ogni settimana, tutte le settimane, ogni volta che faccio la maschera. Io ogni sabato la metto nel contorno occhi e faccio la maschera. Deve stare in posa 5 minuti. E indica e consigliano di farla una o due volte a settimana. Il prodotto è azzurrino, io ve la faccio vedere così, ed è una cremina piuttosto oleosa una volta che si va a stendere, cioè vedete si stende abbastanza facilmente ed è piuttosto oleosa, vedete come è lucida perché è oleosa. Quindi se ne stende un po' nella zona perioculare, si attendono 5 minuti e si risciacqua. Il problema qual è? Che io utilizzandola da luglio, l'ultima volta l'ho fatta la settimana scorsa. Ora vabbè, ho il correttore, però mi avete visto struccata, le mie occhiaie lì erano e lì sono, lo stesso le borse lì erano e lì sono, quindi questa maschera su di me non ha nessun tipo di effetto. Voi direte, è idratante? Neanche, perché comunque se io voglio idratazione vado a mettere il contorno occhi, non mi serve andarmi a fare una maschera, capito? Quindi no, per questo già non mi piace. La cosa per cui lo boccio, scusatemi, ho preso la pezzuola, dovevo toglierla dalla mano. La cosa per cui lo boccio però è un'altra. Allora, questa maschera ha 12 mesi come PAO dall'apertura. Peccato che io l'ho aperta a lui ed è andata male ora. Cioè, non sono passati 12 mesi ancora. Com'è che questa maschera mi è andata male? Dici, come lo capisci? L'odore è lo stesso, la consistenza è la stessa, solo che adesso la metto sulla zona perioculare e comincia a bruciarmi come se avessi degli spilli negli occhi. Quindi l'ultima volta che l'ho fatta l'ho dovuta togliere immediatamente, mi brucia, per cui è andata male. Ora, non è il primo prodotto di Bottega Verde che mi fa questo scherzetto, perché io avevo comprato la maschera con la stringente al mandarino e argilla, mi pare sia, e anche quella aveva 12 mesi come PAO, dopo 4 mesi quella maschera mi è andata male. Ha cominciato a puzzare da morire, ha cominciato a uscire il liquido giallino, non vi dico. E guardate bene, io i prodotti per la skincare li tengo in un mobiletto al buio, lontano dall'umidità, in un luogo asciutto, quindi non è che dici sei tu che la tieni sul lavandino, no. Cioè li tengo protetti e vanno a male lo stesso, quindi no, quindi non mi piace, sia perché comunque non ha effetto, sia perché scade molto prima della scadenza, quindi no, bocciata, io non ve la consiglio. O comunque mettete un po' di contorno occhi ed è la stessa cosa, quindi no. Penultimo bocciato, ve ne avevo già parlato, è un blush di Kiko, sempre della Dark Heroine, che è il Velvet Stick Blush. Stamattina ho problemi a parlare, strano. Ed è il numero 1, che è quell'arancione, questo qui. Guardate come ha picciato, sembra un lampione. Allora, è un blush in stick che contiene 5,5 grammi di prodotto ed ha una scadenza di 36 mesi dall'apertura. Non mi piace perché, ve lo ripeto, ve ne avevo già parlato,
Questo arancione, ma credo che anche gli altri facciano la stessa cosa, una volta che lo vado a stendere sulle guance non si vede, quindi o vado a tamponarci sopra un blush in polvere dello stesso colore, oppure io non ottengo effetto, sto sfumando. È sparito, cioè mi ha lasciato questo alone così chiaro, che a stento si vede, quindi che me ne faccio di un colore così chiaro? Dice lo usi come illuminante, ma l'illuminante arancione non è che mi sembri tanto indicato, quindi lo sto utilizzando io come base blush, metto prima questo e poi il 30 di Essence, il Secret It Girl, che tra l'altro, Ale, se stai guardando questo video perché lo diceva lei, Alessia, aspettate un attimo, Pink Fashion 1985, dai, eccola. Cioè io il Secret It Girl lo sto utilizzando ininterrottamente da 3 mesi, ragazze, non ne vuole sapere di finire sto bastardo. Comunque siccome il colore è più o meno simile, anche questo è un pesca aranciato, lo vado a mettere sopra e risolvo, anche perché questo qui da solo non è che abbia una grande scrivenza. E quindi lo sto usando in questo modo, però se lo dovete andare a comprare anche sconto, io non ve lo consiglio, vi suggerisco più gli illuminanti di quella collezione, quelli sì che sono molto belli, quindi bocciato. Ultimo bocciato, che è la cosa... lo so che non si dice, ma è più terrificante che abbiano inventato, è questo. Allora, a parte che messo così sembrano 2 tette di mucca, cioè ditemi voi se non sembrano le tette della mucca, comunque, le mammelle della mucca. Sto coso praticamente sembra uno strappa baffetti. Allora, io l'ho visto in un video di non mi ricordo chi, l'ho visto in più video, l'ho visto in un video sicuramente di Karenin75, che è una ragazza che seguo con piacere, che parla spagnolo però. È dominicana lei, comunque ho detto voglio provarlo anch'io, l'ho acquistato su eBay l'anno scorso in estate e l'ho pagato 1 euro inclusa la spedizione, quindi niente. Praticamente che cos'è questo coso? Serve a tirare i peletti, quindi come si usa? Si mette in questo modo, si appoggia sulla zona dove voi avete i peletti, quello che è, e ruotate i due cosini qui, vedete? Fate questo movimento così e andate salendo e tira i peletti. Ora io non l'ho preso per i baffi perché io i baffetti non li ho mai fatti in vita mia e comunque non intendo farli perché non si vedono, vedete, non ho una grossa peluria che tu dici è evidente, cioè non mi interessa, non li ho mai fatti. Quindi l'ho preso per curiosità, ho detto magari non lo so, lo uso sulle gambe, lo uso, che so io, sulle cosce, insomma dove ho pochi peletti da rimuovere, magari faccio la depilazione normale, mi resta qualche peletto. Pulce, si è svegliato. Adesso qualche peletto lo tolgo con questa. Però ho detto, ho la curiosità, voglio provarlo in faccia. L'ho provato qui. Ragazze, non vi dico. Cioè, ho fatto una volta sola così. Mi ha tolto tipo 2 peletti. Il dolore atroce, ragazzi. No, non mi fa atroce, certo, ma questo sono sicurissima. Ci metto la mano sul fuoco che è più doloroso della ceretta. Dopodiché, dopo aver fatto questa zona, ragazze, mi si gonfia da morire, diventa rossa. Io sono stata 2 giorni con la bocca gonfia, sembrava che mi avessero dato un pugno, cioè tipo che un wrestler mi avesse dato un pugno. Terrificante, ragazze, il male, cioè questa cosa è il male. Se qualcuno ce l'ha e lo usa, fatemi sapere come vi trovate, perché veramente io lo detesto. Infatti l'ho usato una volta sola ed è messo lì a prendere polvere, lo odio, cioè io questa cosa non ve lo consiglio. Non so neanche come si chiama, se devo essere sincera, perché l'ho trovato per caso da un venditore eBay. Non so come si chiama, però ragazze no, veramente evitatevela, a sto punto meglio la ceretta, deduco, quindi no, fortuna che non ho i baffetti perché veramente, quindi super bocciato, mai 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 nella vita, no. E quindi ragazze questo è quanto, questi erano i miei promossi e bocciati, spero di non aver parlato per 30 minuti anche se vedo che il timer ne segna 26, quindi vi ringrazio per aver visto il video, vi mando un bacione e se volete ci vediamo al prossimo, ciao!